Buonasera, allora siamo di nuovo in partenza per un nuovo viaggio in bici. In particolar modo questa volta cercherò di completare il viaggio tra Napoli e Reggio Calabria che l'anno scorso, causa Covid e lockdown, ho dovuto interrompere all'altezza di Amantea. Niente, cercherò di, avendo qualche giorno libero, di completare il viaggio, sono circa 160 km. Prendendo il treno, scendendo proprio ad Amantea e riprendendo il viaggio in bici proprio dal punto in cui l'avevo lasciato l'anno scorso. Per l'occasione ho rispolverato la mia vecchia bici, vecchia per modo di dire, la Rockride Between 900, la stessa bici che avevo usato l'anno scorso per fare il giro della Sardegna. Cercherò di fare il viaggio con l'essenziale, due borse, semplici borse da 25 litri, giusto per un paio di giorni, borraccia, ok, luci di posizionamento, porta cellulare e porta borse per l'elettronica. Buongiorno, allora si riparte per la terza tappa del viaggio Napoli-Reggio Calabria. Speriamo questa volta di completare il viaggio e di non rimanere a metà. Vai! Allora, eccoci alla stazione di Napoli, come sempre c'è tanta attività in era, siamo in periodo post-Covid, speriamo fine pandemia. Niente, siamo in attesa del regionale per la Calabria. Vai. Allora, eccomi qua, sono nella frazione di Bagnara Calabra, direzione Reggio Calabria. Prossimo paese sarà Scilla e lo stretto di Messina. Vai! Guardate il colore di questo mare. Tra Bagnara, Calabra e Scilla. Ed eccolo là, Scilla. Lontananza. Quello è il pilone che porta la corrente tra la Calabria e la Sicilia. Siamo proprio vicino allo stretto di Messina. Guardate l'azzurro di questo mare. Siamo vicino allo stretto di Messina. Ok, pochi chilometri dal borgo di Scilla. Andiamo a farci un bel giretto, dai. Andiamo a vedere il castello, andiamo a vedere anche lo stretto. Porto di Scilla. Ecco qua la rocca di Scilla, qui la spiaggia con il lungomare, uno spettacolo, c'è gente che sta facendo il bagno. Lì lo stretto di Messina, questi sono i due piloni dell'energia elettrica. Trasportano
corrente dalla Calabria verso la Sicilia. Qui dovrebbe venire il famoso ponte sullo stretto di Messina. Secondo la mitologia greca, qui, in questo stretto qui, abitavano due mostri marini, appunto Scilla e Cariddi, che erano soliti affondare le navi di passaggio. La realtà è ben diversa, siccome qui c'è una forte corrente dovuta a continui cambi di marea, le navi dell'epoca, per lo più a remi o a vele, non riuscivano a vincerlo o a contrastarle e la maggior parte delle volte andavano a sbattere sugli scogli. Ma questa è mitologia. Scilla con la Calabria, da lì, eccolo lì, lontananza, sfumata nell'ombra, non so se riesce a vedere, lì c'è un traghettino, quella è la Sicilia. Ed ecco il famoso pilone della corrente, dall'altra parte, eccolo lì, il suo gemello, quella è Messina. Questo è proprio il punto più stretto dello stretto di Messina, scusate il giro di parole. Eccolo qua, lo stretto di Messina in tutta la sua magnificenza. Ho notato che lungo lo stretto c'è più di un'imbarcazione con questi piloni molto alti. Non so se si riesce a notare, in cima ci sono delle persone, quasi come se fossero delle vedette. Onestamente non so, qui ce n'è un'altra ancora. Ne ho viste anche altre verso Scilla. Non so, onestamente non so quale sia lo scopo di questo lavoro. Però mi posso immaginare che sia qualcosa legato o alla pesca o al controllo del passaggio delle navi. Eccolo lì, là ce n'è un'altra ancora. Guardate quante ce ne sono. Ci sono delle persone in cima a quel pilone. Allora, svelato l'arcano, in realtà queste sono delle spadare. Sono barche adibite alla cattura del pesce spada. Chi è in cima a quel pilone, avendo una visuale dall'alto, non fa altro che indicare la presenza del pesce spada lungo lo stretto. Al porto di Villa San Giovanni, qui dove vengono i traghetti, i camion che fanno la spola fra la Sicilia e la Calabria. Un traghetto, quello è Messina. Allora, eccomi arrivato a Reggio Calabria, sono giù sul lungomare. Finalmente sono riuscito a raggiungere Reggio Calabria. Questo viaggio è stato un'epopea. Niente, adesso devo cercare B&B, un albergo per la sera. Dai, mi metto un attimo alla ricerca. Thank you.
guardate queste statue, sembrano statue di Rabarama. Credo che sia stata proprio lei a dare queste opere alla città. La magnificenza di questi alberi. Corso principale di Reggio, tutti i negozi alla moda, shopping, sicuramente una delle cose più belle da visitare qui a Reggio è il Museo Archeologico Nazionale. Qui oltre che tante opere antiche della Magna Grecia, sono custoditi i bronzi di Riace. Eccolo qua, Night and Day. Camera numero 5. Letto, cotta e bagnetto. Buongiorno. Mi trovo di fronte al Museo Archeologico di Reggio Calabria. Stamattina proverò a fare visita ai bronzi di Riace e all'esposizione della Magna Grecia. Eccoli qua, i famosi bronzi di Riace. Madonna, che magnificenza, che bello! Tra l'altro.